gestione sportiva Casoli, come ben sottolinea l'autore, senza la precisazione calcio, perché allora il calcio era l'unica attività sportiva e quindi era superflua la specificazione. Ricordo il fermento, l'ansia per l'inizio del campionato, gli allenamenti inconsueti, gli interminabili giri di campo del martedì e le vivaci partitelle del giovedì, le ripetute tecniche al muro, una vita sportiva nuova, diversa, scandita dall'autorevolezza e la competenza di un allenatore, figura sconosciuta prima di allora. Il compito era affidato al maestro Mario Marinelli, figura dominante nel passaggio del calcio casolano dal tempo ingenuo amatoriale a quello agonistico strutturato. Il maestro Marinelli ha portato a casa l'idea nuova del calcio, i primi dettami tecnici, le prime obbligatorietà agonistiche, il difficile passaggio tattico dal metodo al sistema. La sua opera resta per sempre fondamentale nella storia calcistica della nostra comunità. Giocammo la prima partita con il Montorio, una squadra del Teramano già esperta per precedenti partecipazioni. Il primo gol lo segnò su azione Raffaello Belfatto, centravanti funambolico ma prolifico, portiere da un lato e pallone nell'angolo opposto, scatenando un'euforia generale. In verità aveva colpito il pallone con uno stingo. Alla fine pareggiammo 2-2 su un campo ridotto ad un pantano. Quel primo campionato andò avanti tra successi e sconfitte e permise a tutti, specialmente ai dirigenti entusiasti ma ancora ingenui, ben guidati dal primo presidente dottor Guido Di Giorgio, di fare esperienza e portare la AS Casoli verso una stabile partecipazione ai campionati. Una nota di merito va riconosciuta a quel primo consiglio direttivo e in particolare al ragioniere Amedeo Di Bari, responsabile tecnico, e al professor Domenico Semeone, responsabile amministrativo, per aver consentito poi a tanti giovani di Casoli e dei paesi vicini di sognare e vivere esperienze di livello superiore. Nei mesi successivi e nei miei successivi impegni di responsabile tecnico del presidente ho avuto modo di incontrare tanti altri dirigenti e giocatori appassionati e responsabili. E mi piace ricordare un amico fraterno, Mario Di Giacomo, presidente pragmatico e risoluto, con cui ho condiviso il successo sportivo nell'annata 60-61 e il relativo passaggio di categoria. Avevamo una squadra fortissima quell'anno, che subì solo 4 reti in tutto il campionato, merito soprattutto di una difesa magistralmente protetta da Fernando Fornani, un calciatore con doti tecnico agonistiche innate, un baluardo difensivo insuperabile e con una lunghissima longevità agonistica. A tutti gli altri validi componenti, ne vedo qua a terra, ma non posso fare i nomi di tutti perché non c'è il tempo, credetemi, vi porto sempre con me nel cuore.
Ai componenti di quella formazione un sincero riconoscimento ed un affettuoso abbraccio. Nella mia esperienza ho avuto modo anche di apprezzare il contributo agonistico offerto dai numerosi atleti non casolani che hanno arricchito la nostra vicenda sportiva con una partecipazione seria, responsabile, tecnicamente elevata, mostrando sempre una notevole capacità di integrazione e di correttezza relazionale ed umana. Vi chiedo di fare un applauso a tutti questi giocatori che hanno arricchito la vita sportiva della nostra comunità. Sono tanti. Ora sto per finire, non si preoccupi, che qua mi hanno dato un certo numero di minuti solamente a disposizione. Meno male che è così. Comunque ora vi chiedo scusa, ecco, se vi coinvolgo. Vi chiedo scusa se vi coinvolgo in uno spazio memoriale malinconico. Qualche giorno fa, Leonardo, la colpa è sua, Leonardo Di Padova, che sta qui in prima fila, Bearzot lo chiamavamo, perché era un giocatore di un'affidabilità tecnico-agonistica unica, che oggi realizza il sogno decennale di veder pubblicate le sue ricerche sul calcio casolano. Pochi giorni fa ci siamo incontrati all'edicola una mattina e mi ha detto: sai, di quel gruppo squadra del 1952 siamo rimasti in tre, io, tu e Peppe Candeloro, un grande portiere che ha fatto pure la storia di calcio. Gli altri. Un poeta romano, Vincenzo Cardarelli, in una sua bellissima poesia afferma che ognuno di noi ha un ulteriore tempo di vita nella memoria di quanti lo ricordano. Ecco, io questa sera, per chiudere, voglio dare un ulteriore tempo di vita ricordandoli a Domenico Cavalier e Gabriele. Una figura portante del calcio casolano per la sua lunga e proficua attività di giocatore prima ed allenatore dopo. A Raffaello Belfatto, ai gemelli Masciantoni, Ciccecone, a Tonino Alecci, Americo De Camillis, Nicola Bellini, che era tanto veloce da non accorgersi mai quando il campo finiva, Ianieri, Ciferellucci, Barcaro Guerino, Scoculund lo chiamavamo. Sono noi nomi che portiamo con noi da tanto, vero? Dico ai due coetanei qui in prima fila. Permettetemi ancora, infine, di richiamare alla memoria anche Piero Belfatto, un uomo buono e sportivo esemplare, Domenico Gentile, un amico del cuore, bravissimo calciatore, Romano Di Bari, che è stata la massima espressione calcistica casolana. Vorrei ricordare ancora Mario Dell'Ose, è un esempio di quello che poteva essere e non è stato.
Nicola Turisse, Pietro Liberatore e Peppe Rosato. Erano tutti ragazzi meravigliosi. Io sono sicuro che adesso stanno partecipando a questa nostra serata dal loro mondo etereo, infinito, lontano, sorridendo compiaciuti e felici. Ho chiuso, signore, non si preoccupi. Infine, un sincero e caloroso saluto voglio rivolgere a tutti quelli che hanno vissuto la centenaria avventura calcistica e a quelli che continuano a viverla, impegnandosi con passione per promuovere ed assicurare una sana, leale, meritoria vita sportiva alla nostra comunità. Grazie a tutti.